Sartre, per esempio, se vogliamo ogni volta andare a citare grandi nomi, stavolta faccio io, diceva che un'opera d'arte diventa un oggetto non nel momento in cui l'autore decide che è finita, ma nel momento in cui la dà qualcun altro che la fruisce. Perché nel momento in cui quest'altro la fruisce, solo là diventa un'opera compiuta, perché mette la parola fine e c'è qualcuno che ne fa esperienza. Noi non possiamo sapere come autori quale sarà il modo in cui l'altro recepirà il nostro lavoro. Perché, no, perché mi sono resa conto, anche lavorando con disegnatori diversi, no? Andando a vedere tavole e dicendo, che spesso magari uno mi dice, questo personaggio ha questa espressione qua, perché volevo che comunicasse questo tipo di emozione, però magari a me non la comunica, perché magari bisogna lavorare un po' di più sulla bocca, perché magari bisogna lavorare un po' di più sugli occhi, perché la comunichi a più persone possibili, perché adesso non si parla di un messaggio universale, perché giustamente ognuno magari vive le cose in maniera diversa, però per tentare di realizzare quello che un disegnatore ha in mente, è importante l'opinione di qualcuno che con consapevolezza, quindi non chiunque, non l'amico, il genitore, la persona, ma una persona che sappia dirti cosa c'è che non va e come intervenirci. Faccio proprio un esempio specifico, perché così le persone potranno capire cosa intendo veramente. Una volta è scattata una discussione sui sorrisi. Per esempio, come rendere più vivo il sorriso di un personaggio in stile manga, che non è scontato. E io mi accorgevo che c'erano autori con stili diversi che avevano, per esempio, dei sorrisi più vivi, secondo me, perché anche qui è sempre l'arte è sempre un secondo me. Poi quando questo secondo me diventa sempre più grande, nascono i capolavori, quando diventa una verità, cioè che tutti riescono a percepire, no? Però comunque dicevo, perché questo sorriso mi sembra più vivo in questo autore, in quest'altro no? Ed era una discussione che facevo in relazione a una persona che mi aveva chiesto un'opinione sul suo disegno, quindi io dovevo essere in grado con consapevolezza di dire esattamente cosa non andava, perché un disegnatore non gli puoi dire semplicemente guarda che questa immagine non funziona, gli devi dire anche perché, se non lui come fa a imparare? Certo. E quindi spesso quando chiedi l'opinione all'amico, eccetera, eccetera, lui ti dice guarda, non so cosa c'è ma non va. Il maestro invece ti dice so cosa non va. Ed in quel caso, per esempio, era il fatto che quando tu fai un sorriso, il pennino ti consente, i pennini giapponesi ti consentono di variare il tratto, no? Cioè di farlo più spesso, più sottile, ma anche irregolare. Per cui se tu disegni un sorriso e fai un tratto un po' irregolare, è molto, molto più vivo che disegnarlo in maniera, con un tratto molto netto, molto preciso, no? Se tu a un autore dici questo, dici guarda prova così, poi magari lui scoprirà che la sua tecnica che preferisce un'altra, perché non esiste una tecnica migliore, no? Però vi assicuro che io ho detto guarda prova a fare così, ha provato e fa cavolo di vero, cioè molto più vivo. E bastava dirgli quello, non è che non era bravo tecnicamente eccetera, però aveva bisogno di quel piccolo consiglio che solo una persona che conosce molto bene gli strumenti espressivi può dare. Certo. E da qui l'importanza dell'insegnamento, ma l'insegnamento proprio fatto da persone che sono in grado di dirti con cognizione di causa esattamente dove intervenire, come intervenire, e questo soprattutto fa sì che un autore, la crescita che lui potrebbe avere in 4 anni da solo, a fatica e magari non completa, ce l'avrà in 1 anno magari, perché ha una persona che è in grado di dire.